Ciao a tutti, bentornati su Cose di Casa, il mio bellissimo canale. Oggi vi voglio proporre una torta fatta, un plum cake fatto con farina integrale che va bene sia per chi è a dieta sia per chi ha il diabete, perché la farò sostituendo lo zucchero con la stevia e usando farina integrale macinata a pietra e comunque prodotti a basso indice glicemico. Iniziamo. Per la ricetta servono 300 g di farina integrale, 2 uova, 120 ml di olio di semi, 160 g di noci tritate grossolanamente, 250 g di yogurt magro, una bustina di lievito per dolci, 30 g di stevia o, se preferite, potete mettere 60 g di zucchero normale o di canna e 30 g di cioccolato fondente tritato. Eccoci qua. Iniziamo montando le uova con la stevia. Aggiungiamo la stevia. Iniziamo a mescolare. Ok, ora che le uova si sono montate bene, aggiungiamo l'olio di semi, facciamo incorporare bene. Aspettiamo un attimo, poi andremo ad aggiungere le noci e il cioccolato fondente. Io prima non vi ho detto che io uso il cioccolato fondente al 90%, perché per i diabetici è il migliore. Fermo un attimo così riesco a mettere noci. E andiamo subito a mettere anche il cioccolato fondente. Ora andremo ad aggiungere poco alla volta la farina che avrò precedentemente mescolato con il lievito. Ok, ora l'impasto è pronto. Andiamo a toglierlo e lo mettiamo in uno stampo per plum cake. Eccoci qua, io ho preso uno stampo da plum cake, l'ho già foderato e ora versiamo il composto. Questa è la consistenza che deve avere. Ecco qua il nostro plum cake pronto da infornare. Allora, vediamo se si vede. No, ok, 180 gradi per 45 minuti. Ok. Perfetto. Ora andiamo avanti con la nostra lista di cose da fare. Zucchine grigliate pronte. Impasto per la pizza qui e altri due là sono pronti. E ora cosa devo fare? La torta per la mamma la posso spuntare, devo stirare, il video lo sto caricando e poi vediamo se riesco a fare anche il video della zuppa ai cereali con la mia slow cooker. Vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale, vi aspetto con i prossimi video. Ciao!